Coach Cristiano Addessi, una vittoria di carattere potremmo definirla. Oggi abbiamo incontrato una bella squadra con un organico di giocatori che hanno militato diversi anni in B e la maggior parte tutti di Serie C e quindi non l'avevamo sottovalutata, infatti questo ho detto in questo momento negli spogliatoi, era la partita che ci aspettavamo. Certo, noi ancora dobbiamo iniziare a renderci conto del nostro potenziale e certo abituare pure non è. Veniamo da un anno di C2 dove molte volte le partite le chiudiamo prima, invece oggi in certi momenti abbiamo perso dei palloni che potevamo dare il break un po' per leggerezza, abbiamo permesso a loro poi di dare il contro break e loro sono andati avanti. È stata una partita di sorpassi e contro sorpassi, giusto alla fine è uscito il carattere, lo spirito, il pubblico che è sempre elemento in più per noi e abbiamo chiuso buona questa partita. Ecco, forse a parte l'ultimo quarto, per il resto i primi tre parziali sono stati molto equilibrati e soprattutto appena una delle due provava a fuggire l'altra riprendeva immediatamente. No, è giusto quello che ha detto lei e questa è stata la fotografia di tre quarti. Noi molte partite l'anno scorso riusciamo a chiuderle con alcuni break, oggi invece abbiamo avuto due o tre possibilità e canestro sbagliato, canestro subito. Forse nel quarto parziale si è visto, potremmo dire, il vero Scauri, quello senza le imperfezioni e le imprecisioni dei primi tre parziali. Sì, abbiamo difeso un po' più di squadra, iniziando dal primo quarto, giocando anche con giocatori che vengono dalla panchina, ecco quest'anno abbiamo bene o male una qualità dalla panchina un po' più lunga e ci hanno messo in condizione di arrivare agli ultimi minuti con la squadra un po' più riposata. Ecco, capitolo a parte per due grandissimi ritorni. Odone e Violo tra tutti, oltre a tanti nuovi innesti che hanno fatto il loro esordio, il loro nuovo esordio in casa alla grande. Sì, e i nuovi arrivati, vabbè, anche Bagnoli è un ritorno, quindi l'unico giocatore che forse per Scauri non ha scoperto è Bertoldo e devo dire che ha fatto la sua parte. Violo e Odone si sono sacrificati nel lavoro sporco per recuperare i palloni, a fare chiusure, qualche imperfezione in attacco, però ecco anche loro vengono da un salto di categoria, perché l'anno scorso sì è vero anche loro hanno fatto una C2 ma non con la stessa intensità che quest'anno è C1, che ogni sbaffatura ci costa caro. Ecco, capitolo prossima giornata, si va in casa dell'Alfa Omega, anche l'Alfa Omega viene dalla C regionale, che sfida potrebbe essere? Voi potrete essere definiti la mina vagante, dato che da neopromossa comunque state dimostrando grandissimo carattere. Vabbè, da noi purtroppo tutti si aspettano Scauri al vertice, quindi non è che siamo una mina vagante. È la storia un po' che ve lo chiede. Esatto, è la storia. Purtroppo ogni volta io dico a tutti i giocatori che vengono a Scauri o qualsiasi allenatore, quando mi fai dice qual è l'obiettivo, è di vincere, perché a Scauri altri risultati non si possono ottenere. Alfa Omega rispetto all'anno scorso si è rinforzata, quindi anche loro, essendo pure loro che sono saliti, non è che ci aspetta una partita facile.